fascinato e sul quale abbiamo speso risorse e impegno è senz'altro il progetto che abbiamo portato avanti con le scuole. Il progetto di sensibilizzazione degli studenti delle scuole della terza media ha avuto compimento, quasi, nel senso che la nostra attività presso le scuole è terminata, è vero? Sì, Manca forse una classe, mancano pochissime comunque classi, sono in programmi, in allerta. abbiamo avuto soddisfazione dalla risposta degli studenti, dalle domande che hanno fatto, dalla partecipazione anche degli insegnanti, e adesso la seconda fase di questo progetto prevede la valutazione di alcuni, abbiamo pubblicato un bando di concorso aperto alle scuole medie. A questo bando di concorso parteciperanno queste scuole in due modi, nel creare uno slogan contro l'evasione e nel creare una grafica contro l'evasione. Ecco, questi progetti saranno premiati con dei viaggi premio di studio, due all'interno della nostra provincia, e il primo premio invece sarà un viaggio studio pagato da ATC all'esterno della nostra provincia. Turistico, quello che viene venduto all'interno dell'autorità portuale Croceristi, e due nuovi titoli di viaggio giornalieri, urbano e extraurbano, che prima non erano presenti nel panel dei titoli di viaggio dell'azienda. E due nuovi urbani Un titolo di viaggio giornaliero giornalieri. urbano, due nuovi giornalieri, uno urbano e un via. Sapete che noi oggi stiamo usando 8 mezzi, 8 filobus nuovi in modalità bimodale. Quindi, per una parte della città, quella verso la Chiappa, vanno con le antenne e quindi con il motore elettrico, per l'altra parte della città, quella invece verso Levante, vanno senza antenne, in realtà sempre col motore elettrico, ma perché c'è un motore a scoppio, un motore termico che genera elettricità per far funzionare il mezzo. Noi il 31 di marzo termineremo i nostri lavori, che sono stati la ristrutturazione di una sottostazione elettrica, un nuovo pezzo di cavidotto, eccetera. Stiamo aspettando il termine di alcuni lavori del comune, quindi qua il canaletto, il restauro dell'ex FITRA, dove verrà la biblioteca, spazi comuni sociali, eccetera, eccetera, perché la nostra cabina elettrica è lì, e la nostra sottostazione, esatto, e soprattutto stiamo aspettando il termine dei lavori di Piazza Europa, perché l'ostacolo per noi non è Piazza Verdi, ma sono i lavori di Piazza Europa, dove devono realizzare Europa Park, mi pare che si chiami l'azienda, o Europa Parking, Ma finiscono a settembre.